Nuova 208 che viene presentata qui a Monza in occasione della 6 ore e vedete che è cambiata radicalmente nel design. Ma prima di cominciare vi ricordo che tutti i dettagli del listino li trovate seguendo il link in alto a destra e sul nostro sito avrete accesso a tutte le informazioni, non solo quelle di listino ma anche quelle commerciali. Parto immediatamente dalla parte frontale ovviamente, andando a far vedere come cambia la parte di tre quarti anteriore con questo segno lasciato da un ipotetico, diciamo così, artiglio, ovviamente l'artiglio del leone, che chiaramente ritroviamo nel logo centrale. Lo vediamo qui nel nuovo scudetto che viene adesso portato sulla 208 e cambia anche il lettering della scritta 208. Questa è una delle grandi novità. Viene riaggiornato il frontale evidentemente per quelli che sono i restyling nella parte sottostante, quindi il paraurti, quindi anche la griglia centrale e chiaramente, come dicevo, anche la parte di illuminazione, quindi fanale soprastante e sottostante, e poi per il resto vedete nuova colorazione, veramente molto molto bella in questa colorazione, in questo allestimento GT, è vero, molto molto intrigante. Vado nella parte posteriore dove qui troviamo una rotazione praticamente di 90 gradi della parte posteriore. Mi riferisco chiaramente alla parte di illuminazione, precedentemente gli artigli erano verso il basso, i segni di artiglio verso il basso, invece questa volta li troviamo verso sinistra, insomma in orizzontale. E poi vi faccio vedere anche di nuovo il lettering cambiato da questa parte e poi faccio vedere anche il bagagliaio che invece non cambia e rimane lo stesso, questo perché appunto abbiamo la stessa identica piattaforma rispetto a prima, e quello che poi cambia è evidentemente tutta la parte estetica. Ritroviamo anche i cerchi che sono cambiati rispetto a prima con un nuovo design, e vedete che nel complesso comunque ora qua ci sono ovviamente tanti colleghi che stanno facendo appunto tutti i loro servizi, ma comunque per quel che riguarda la parte estetica evidentemente la modifica principale la troviamo sul frontale. E qui fatemi sapere la vostra, ditemi che cosa ne pensate di questa vettura, di questo nuovo restyling, nonostante poi in realtà non ci fosse più di tanto una grandissima necessità di cambiare troppo la parte estetica, perché secondo me anche la precedente era molto molto bella. Ma comunque questa vettura, che adesso è disponibile nella sua versione elettrica, vedete, 90%, 91% con 362 km di autonomia, porta con sé evidentemente delle novità anche insomma estetiche. Il mercato vuole sempre la novità ed eccoli quindi accontentati. Abitacolo che non cambia se non per il nuovo sistema di infotainment, che troviamo più grande rispetto a prima, lo vedete qua, molto grande nelle dimensioni, chiaramente poi fa il paio con la strumentazione interamente digitale qua sopra, che fa parte chiaramente dell'iCockpit. iCockpit che prevede quindi un volantino di piccole dimensioni, posizionato un po' più in basso, e poi in alto abbiamo appunto la strumentazione digitale. Piastra di ricarica di induzione, nascosta da questa ribaltina, che può venire in giù così, quindi si può appoggiare magari qua il telefono, si può fare evidentemente una ricarica veloce direttamente da qua, oppure ricaricare ancora con i cavi qua sotto. Per il resto lo spazio è tanto, abbiamo chiaramente il selettore delle marce, tipicamente Peugeot, e poi la qualità rimane la stessa poi della precedente 208, quindi comunque molto buona. Ripeto, considerate, questo è l'allestimento più ricco di tutti. Ci sono novità anche dal punto di vista del powertrain: batteria da 51 kWh che garantisce circa 400 km di autonomia massima. Vedete, qui abbiamo il bocchettone di ricarica sia per la corrente alternata che anche per la corrente continua. Alternata 7,4 kW, volendoci anche la 11 kW, poi fino a 100 kW per poter ricaricare in 30 minuti da 20 all'80%, vediamo se riesco di nuovo a chiudere. E poi tra l'altro aumenta anche la potenza, perché arriviamo a 156 cavalli di potenza massima contro i 136 precedenti, quindi abbiamo comunque migliori prestazioni garantite proprio dalla vettura, dalle 208 presentata qua. Chiaramente ci sarà poi anche oltre alla versione elettrica ci sarà anche poi la versione mild hybrid con le nuove motorizzazioni che arriveranno più avanti. Non c'è invece per adesso, non arriverà più il diesel, infatti non sarà disponibile successivamente. Ve la faccio vedere ancora un pochettino più nella sua interezza. Devo dire che comunque stanno lavorando molto molto bene anche per rinvigorire un po' l'immagine giovanile di tutte le loro auto in Peugeot. E tra l'altro un'altra piccola curiosità, il fatto che una delle particolarità della comunicazione che verrà fatta prossimamente è che si farà una grande attenzione proprio all'heritage del marchio, in particolare alla 205, proprio perché i costruttori cinesi hanno dei prodotti competitivi ma non hanno heritage, invece aspettatevi in futuro sempre più richiami al passato da parte dei costruttori europei. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima, sempre qui su Rare Play. Ciao a tutti!